La seduta del 12 marzo. Il bilancio in commissione. Relazione del difensore civico. Il Corecom tra realtà e prospettive. 7 giorni in consiglio. Il Consiglio regionale, nella seduta del 12 marzo, ha completato l'esame degli 85 articoli del provvedimento di riforma urbanistica, riservando la votazione finale del testo e le dichiarazioni di voto alla prossima seduta. In una pausa dei lavori, il presidente Valerio Cattaneo, componenti dell'ufficio di presidenza e numerosi consiglieri, hanno ricevuto il comitato che propone di unire gli ospedali di Borgo Sesi e Borgo Manero. La delegazione ha presentato la petizione, con 10.000 firme, per fare delle due strutture un unico polo ospedaliero. Focus. La prima commissione programmazione è convocata in settimana per 3 sedute consecutive per iniziare l'esame dei disegni di legge sul bilancio di previsione e sulla finanziaria 2013. Alla presenza dell'assessore Giovanna Quaglia sono stati presentati provvedimenti che pareggiano il bilancio a circa 11 miliardi di euro. Previsti importanti tagli su diverse materie e sulle società a partecipazione regionale. Il Consiglio regionale, nella seduta del 12 marzo, ha prorogato di 6 mesi, ovvero sino al 12 settembre, il termine dei lavori della Commissione speciale di indagine sulla sanità piemontese, gli appalti pubblici e la gestione delle gare d'appalto della società di committenza regionale SCR. Sinora la Commissione, presieduta da Alberto Goffi, si è riunita 17 volte, 11 per sedute ordinarie e 6 per audizioni. Il difensore civico regionale Antonio Caputo ha illustrato all'Assemblea la relazione annuale dell'attività svolta nel corso del 2012. Le richieste di intervento sono state quasi 3.000 in un anno e nel 29% dei casi si è giunti alla soluzione del problema con la produzione del documento atteso dal cittadino. Solo nell'1,8% dei casi, nonostante le sollecitazioni, non ci sono stati riscontri da parte della pubblica amministrazione. Per il difensore civico questo è stato un anno positivo e drammatico ad un tempo, drammatico per le condizioni dei cittadini che sono molto degenerate anche a fronte della grave crisi economica, positive nel senso che proprio anche in funzione di tutto ciò le richieste di accesso e di intervento del difensore civico sono cresciute del 146%, nei più diversi settori che riguardano i diritti fondamentali delle persone, in particolare in ambito sanitario e socioassistenziale, e i diritti di accesso e di trasparenza e alla partecipazione. In breve. La folla di Piazza San Pietro, come si vede nelle immagini di youreporter.it, rende omaggio al 266esimo pontefice Papa Francesco, appena eletto dal conclave. Il cardinale Jorge Mario Bergoglio, arcivescovo di Buenos Aires, è di origini astigiane, di Portacomaro, e nel 2003 è stato insignito del premio Piemontese nel Mondo, istituito dalla Regione. Palazzo Lascaris ha ospitato la conferenza stampa Corecom tra realtà e prospettive per illustrare le attività svolte nel 2012 e quelle programmate dal Comitato regionale per le comunicazioni nel 2013. Il Corecom ha presentato la propria relazione sull'anno 2012. Io voglio ringraziare innanzitutto gli amministratori del Corecom, perché Corecom Piemonte è un punto di riferimento per i Corecom nazionali, ha avuto un grande successo, questo è positivo, sulle conciliazioni per le cosiddette bollette pazze, oltre 2 milioni di euro risparmiati dai cittadini piemontesi, speriamo che si possa andare ulteriormente in avanti e soprattutto è stato fatto anche una grande attività di monitoraggio sul segnale RAI, in molte zone, troppe zone Piemonte non ricevono il TG Piemonte e anche sul TV locale. Presentata anche la ricerca La TV che vorrei, realizzata dall'IRES Piemonte, per capire cosa chiedono i telespettatori e quale forza di penetrazione sul territorio abbiano le emittenti locali. In conclusione sono stati diffusi i dati del rapporto sul monitoraggio del pluralismo politico istituzionale, nei TG ed extra TG, svolto in occasione delle recenti elezioni politiche. Nel 2012 abbiamo fatto risparmiare nelle conciliazioni ai cittadini piemontesi 2 milioni e 40 mila euro. Quindi un risultato molto importante perché al cittadino che si rivolge a noi non costa nemmeno un centesimo di euro. La seconda cosa, la ricerca che abbiamo presentato, una ricerca dal titolo La TV che vorrei, con uno spaccato su quello che i piemontesi vorrebbero dalle TV locali e dalla RAI regionale.
Con il convegno La PA in 140 caratteri, distretti cinguettanti e social media, il Consiglio regionale ha riunito e fatto dialogare tra loro i distretti cinguettanti piemontesi e le migliori esperienze nazionali sull'utilizzo dei social media nella pubblica amministrazione. La giornata è stata divisa in due sessioni, una frontale al mattino con il confronto tra relatori e la presentazione di due ricerche, nel pomeriggio la presentazione e la discussione di best practice nazionali e locali. Internet permette di prendere queste scatole opache, che sono istituzioni complesse, organizzazioni complesse, inclusa la PA, e renderle più trasparenti. E quindi il vantaggio che permettono, con costi relativamente contenuti e con grande facilità, sia di aumentare la trasparenza, quindi andare verso i cittadini, raccontare come funziona la PA e cosa può offrire, sia ricevere dai cittadini richieste, domande, suggerimenti, critiche. Questo dialogo bidirezionale è la vera sfida che affronta la PA con internet in questo momento. La pubblica amministrazione sui social network non è diversa dalla pubblica amministrazione su tutti gli altri strumenti di comunicazione. Una buona pubblica amministrazione che vuole interagire usa lo strumento bene, una cattiva amministrazione che non vuole interagire ma vuole solamente dare i propri segnali o le proprie indicazioni lo usa con un solo senso e quindi lo usa solamente come broadcasting. Una buona pubblica amministrazione riesce a coinvolgere i cittadini e sicuramente può imparare molto dal loro ascolto. L'Associazione per il Tibet e i diritti umani ha presentato a Palazzo Lascaris il programma delle iniziative per il 2013. Sono intervenuti il presidente Gian Piero Leo e il vicepresidente Gianna Pentenero. La data scelta per la presentazione ricorda il 63° anniversario dell'occupazione cinese in Tibet, che Pechino definisce pacifica liberazione, ma gli attivisti per i diritti dei tibetani descrivono come una sistematica repressione di questo popolo. I programmi dell'Associazione per il Tibet e i diritti umani sono molto numerosi, ma citiamo i due più importanti e più vicini. Un grande convegno internazionale sull'Iran con la partecipazione di alti rappresentanti e poi un incontro internazionale sul Tibet, sempre in Piemonte, che vedrà la ripresa dopo tanti anni di pausa dei colloqui fra il governo cinese e il governo democratico tibetano e gli esponenti del popolo tibetano. Esattamente 54 anni fa, in Tibet, più di 120.000 tibetani sono stati uccisi perché loro hanno andato contro l'occupazione cinese, perché loro non volevano che il governo cinese occupasse il Tibet. Dopo 1959 il Dalai Lama ha dovuto scappare dal Tibet e ha rifugiato in India, per cui ha formato un governo tibetano in esilio. Il giorno della festa della donna si è svolto a Palazzo Lascaris il convegno Ada e le altre, legami femminili tra educazione e valore della differenza, che ha approfondito alcuni argomenti della vita di Ada Prospero Gobetti Marchesini. L'educazione, la presa di coscienza della femminilità e il riconoscimento del valore della differenza. Il convegno, organizzato dalla Consulta Femminile Regionale, fa parte di un vasto programma di iniziative intitolato Giornate per Ada Prospero Gobetti Marchesini, che si svolgono a Torino fino al 23 marzo. La Consulta Femminile Regionale del Piemonte per la giornata della donna vuole fare memoria e ricordo di Ada Gobetti, di Ada Prospero Gobetti, che troppo spesso è stata alla luce del marito mentre ha avuto un ruolo molto importante nella storia, nella lotta partigiana e anche nell'emancipazione femminile. Quindi l'8 marzo in Consiglio regionale ricorda Ada Gobetti. Un percorso immaginario ma suggestivo fra i palazzi della Torino del XVIII secolo. La mostra Il re e l'architetto, viaggio in una città perduta e ritrovata, sostenuta dal Consiglio regionale, che ha promosso la pubblicazione del catalogo, è allestita all'Archivio di Stato di Torino fino al 30 aprile. Tra le principali architetture evocate c'è la casa studio di Filippo Juvarra, i palazzi del potere comunale, statale e religioso e le residenze extraurbane di Stupinigi, Venaria e Rivoli. All'Università del Piemonte Orientale a Novara, la consulta delle elette del Piemonte ha presentato il progetto La città sicura, l'approccio di genere alla sicurezza urbana, manuale di interventi sulla città per la sicurezza delle donne e delle persone vulnerabili. È intervenuta la consigliera Giuliana Manica, presidente della consulta. L'evento è stato promosso in collaborazione con il Comune di Novara e l'Università degli Studi del Piemonte Orientale. We'll be right back.
C'è un'autorità in ogni regione d'Italia dove puoi avere giustizia per i tuoi problemi con le telecomunicazioni. È il Corecom. Bollette sbagliate, sospensione del servizio, servizi non richiesti, mancata o ritardata attivazione del telefono di casa, di internet o del cellulare. Questo servizio funziona. È gratis.